Com'è nata la tua collaborazione con Berlusconi? La mia collaborazione con Berlusconi è nata che Freddy Najjar mi ha portato a Canale 5 da Valerio Lazzaroff, che era questo grande regista spagnolo, poi emigrato in Albania, tutta una storia molto, molto bella, dicendo: questo qui è uno che è bravissimo a scrivere, dovrebbe fare l'autore televisivo, così. E il giorno dopo vado ad Arcore da Silvio Berlusconi. Cioè subito? Subito. Perché era lui che ci prendeva tutte le decisioni. Sì, era lui che... Restiamo a parlare 10 minuti del più e del meno con Berlusconi, a un punto mi fa: lei mi piace, Minelloni, lei ha le bollicine dell'intelligenza negli occhi. Dico: sì, però io non ho mai fatto l'autore televisivo, ho fatto solo un programma con Marcello Marchesi che si chiamava Ti piace la mia faccia, e poi ho fatto quel programma del Senza rete da Napoli con Gianni Boncompagni, Mario Marenco e la Isabella Ferrari. Sì, sì, ma lei fa delle storie meravigliose in 3 minuti. Pensi se io gli do 2 ore, lei cosa mi fa? Bello però. Com'è? È nato così. Mi hanno dato come test d'ingresso da fare un programma con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, che erano lì non adoperati, Barbara Boucher, che era lì non adoperato, Marco Columbro, che era solo la voce di Five. Ho fatto Beauty Center Show con la regia di Valerio Lazzaro, che ha vinto la Rosa d'Oro. Ma di tu avevi... Quando io ho capito, cioè immediatamente, che Berlusconi demandava, cioè era uno in grado di dirti: ci credi, fallo, allora premiatissima il sabato sera contro Fantastico. Tutta la fine investerà contro, dicendo: non potremo mai vincere contro, anche per una questione di illuminazione del territorio. Noi allora registravamo il venerdì sera e il sabato mattina partivano le cassette per tutta l'Italia. Era complicatissimo. Capito? Certe volte finivamo alle 11 di mattina di sabato e partivano le cassette e arrivavano in Sicilia appena in tempo per essere messi nel VHS o nel Betamax. Nel 91 io andai da lui dicendo: abbiamo lo studio 11 quasi pronto, è perfetto, io voglio fare un programma che va contro Domenica In. Ti sei inventato cosa? Buona Domenica, con la Cuccarini Columbro. La cosa divertente, gli dissi: so già come fare il programma, perché so le basi. Non parlo di mogli di camorriste rimaste vedove, non parlo della mala sanità, non parlo di politica e non parlo Fai di calcio. Spettacolo. E non parlo di calcio. Faccio spettacolo. Faccio come una bella domenica pomeriggio, quando eravamo bambini, la passavamo all'oratorio divertendoci come dei matti. E lui di base mi ha detto: sì, come lo chiamiamo? Dico: guarda, il titolo perfetto è di un programma che ha fatto Maurizio Costanzo 2, 3, 4 anni fa. Costanzo fece un programma la domenica che si chiamava Buona Domenica e c'era Enrica Bonaccorti, Marco Columbro, Raffaella Carrà, Mike Buongiorno, e fece, non aveva funzionato. E fece un flop tremendo, fece il 4-5%, perché non era fatto giusto. Alla conferenza stampa, quando i giornalisti mi chiedono: ma qual è l'idea portante di Buona Domenica? L'idea importante è di non aver avuto idee. La vedrete in onda, si gioca e si sta allegri, si passa una domenica in allegria. Siamo partiti con la prima puntata che non c'era neanche una telepromozione o uno sponsor, Publitalia non era riuscita a vendere a nessuno. Alla terza puntata eravamo al 27% di share, che poi diventò il 34%, e davamo gli sponsor fuori dalla porta in coda per fare... Bene. Con questo chiudiamo. Tac.